Allora, i punti principali sono, beh, innanzitutto il lavoro, l'ambiente, la salute, la cultura e lo sport. Il principale, in pole position, ci mettiamo il lavoro, perché il lavoro dà ovviamente dignità alle persone, dà reddito e di conseguenza con la dignità e con il reddito ti permette anche di avere salute, di fare sport, di fare cultura. Il lavoro è basilare, a cascata poi vengono gli altri, che sono sempre così importanti. E poi ritengo l'ambiente, visto che siamo in un momento storico dove gli stessi adolescenti ci dicono che dovremmo avere un po' più di cura al mondo, e noi adulti dovremmo imparare molto da quello che ci dicono gli adolescenti. Lo sport, perché sport e benessere va incentivato. E la salute, perché credo che sia un diritto di tutti, che si debba sempre più rafforzare l'aspetto pubblico della sanità. Ecco, se ti chiedessi che cosa manca ad Asti, il tuo primo pensiero qual è? Il mio primo pensiero va al lavoro e va ai giovani. Penso al Piemonte e spero vivamente che ci sia un'inversione di tendenza, che il Piemonte sia la prima regione che vada un po' in controtendenza con questo periodo storico, e che Chiamparino e la sua squadra possa vincere e dare continuità al lavoro che ha fatto.